stata inaugurata martedì 4 ottobre presso Iconic Art Gallery a Milano, la mostra personale di Francesca Bice Ghidini e Alessandro Rinaldoni. Vengono esposti insieme e perché negli ultimi anni hanno avviato questa bellissima collaborazione che li ha portati anche a produrre delle opere a quattro mani. Sono degli artisti anche loro super poliedrici e attivi. Francesca ha creato una linea di moda ispirata alle sue opere, Alessandro ha fatto lo stesso. Francesca, come vedete, ha uno stile onirico fiabesco che all'interno, diciamo, ci sono diverse reminiscenze, dall'astratto al surreale, al metafisico, ma poi va a generare un proprio stile altamente riconoscibile, devo dire. Proprio della vita, perché appunto nelle sue opere è ricorrente la figura dell'albero, un albero che appunto come la vita ha diverse strade, diversi passaggi. Sono opere dotate di grandissima energia, hanno una potenza visiva straordinaria. Riesce a fare tutto ciò attraverso la tecnica del full painting, che è quasi come un processo alchemico, fa sì che l'opera diventi creatura e creatore al tempo stesso. Vede la collaborazione insieme ad Alessandro, è un libro di poesie e all'interno Alessandro ha abbellito il tutto con alcune delle sue opere. Grazie a tutti voi di essere qua. Allora, il mio sogno è riuscire con l'arte o con il modo di fare arte ad aiutare le persone, ad aiutare i bambini, per cercare di creare un mondo migliore per loro più che altro. Io ho due figlie, sono piccole e sto cercando di dargli più speranza possibile, ma anche un mezzo per vedere i sogni, per vedere le speranze, per vedere che la mamma sta cercando di realizzare dei sogni anche per loro. Abbiamo deciso di fare una raccolta, una donazione, un progetto vero e proprio che parte dal libro ma non termina qui. Questo è solo l'inizio di un progetto per aiutare un'associazione della nostra zona, una cooperativa sociale Onlus Il Ponte, che lavora per aiutare ragazzi down, disabili, ragazzi, signori e bambini piccoli, anche per farli entrare nel mondo del lavoro, gli dà tutte le possibilità per riuscire ad integrarsi in tutto. Allora, le mie poesie sono molto semplici, di facile interpretazione, fruibili a tutti, non complesse proprio perché voglio passare i miei ideali, i miei sentimenti, le mie emozioni e quello che tutti possiamo vivere o possiamo passare. E io volevo solo aggiungere che da questa collaborazione stimolante perché abbiamo messo a contatto
le nostre due forme d'arte, e ne è nata una terza, queste opere a quattro mani che non sono solo quadri, ma ci sarà anche la Renuzza di gioielli, come quello che sta portando Francesca, e altre cose. Nascerà una linea da questo. Stiamo cercando di far nascere una linea, ma l'idea è ancora in corso d'opera.